Oggi prepariamo una mousse ai frutti di bosco, facilissima da fare e buonissima. All'interno di un pentolino mettiamo i frutti di bosco, lo zucchero a velo e il succo di limone e facciamo cuocere finché non otteniamo una salsina bella densa. Filtriamo questa salsina e se il filtrato risulta troppo liquido rimettetelo sul fuoco e fatelo addensare un pochino. Io ho della crema diplomatica, erroneamente conosciuta come crema chantilly, che non è altro che crema pasticcera e panna, che mi è avanzata di un'altra preparazione. Se non volete fare questa crema potete utilizzare benissimo della panna montata. Ora vado ad aggiungere 2 cucchiai di questo succo di frutti di bosco a una parte della crema, su quell'altra aggiungo prima un cucchiaino e mescolo in modo da lasciarla un pochino marmorizzata e come vedete ho anche una parte bianca di crema, quindi la crema va divisa in 3 parti, o crema o panna. Scegliete di utilizzare la panna, prendete la panna già zuccherata oppure montate la panna con un pochino di zucchero a velo. Qui ho della gelatina che ho fatto ammollare e vado a sciogliere in un pentolino. Vado a distribuire la gelatina in tutti quanti i composti che ho preparato. L'ho fatto ad occhio, ma se volete essere precisi potete anche pesare tutto quanto e sciogliere la gelatina in pentolini separati. Ora andremo ad assemblare il nostro dolce. Mettiamo la crema bianca, quella un po' marmorizzata, qualche goccia di succo di frutti di bosco qua e là e la mousse, quella rosa, ai frutti di bosco. Mettiamo bene le nostre teglie e facciamo congelare tutto quanto. Una volta che i dolcetti sono congelati, aggiungiamo sopra la gelatina, che come potete vedere si è rappresa un pochino, rimettiamo in freezer e facciamo congelare. Quando il dolce è completamente congelato lo possiamo sformare, cospargere la superficie con un pochino di gelatina alimentare e decorare con i fiori. Grazie per aver visto il video e noi ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!